Buongiorno, sono Dario Ceccarelli, sono il responsabile dell'Ufficio regionale per il censimento agricoltura della Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta, come tutte le altre regioni e province autonome, pone una particolare attenzione a questa rilevazione. Infatti, le informazioni che si potranno ricavare dal censimento permetteranno di averne sia una conoscenza più approfondita, sia di evidenziarne l'evoluzione e le modificazioni che vanno interessato negli ultimi anni, sia ancora di metterne in luce le nuove tendenze e le nuove realtà che lo caratterizzano. Come noto, siamo alla vigilia di una nuova programmazione e dunque le informazioni raccolte attraverso queste indagini sono di primaria utilità per la definizione delle politiche regionali e degli interventi per il settore agricolo. In questo senso ho trovato molto efficace uno degli slogan della campagna promozionale scelta dall'Istat, ovvero quello che dice: se ti facciamo domande perché meriti risposte, in quanto riassume bene come l'impegno e lo sforzo di rispondere ai quesiti del censimento saranno restituiti all'intero settore agricolo attraverso la definizione di interventi più mirati e basati proprio sulle informazioni che saranno raccolte con l'indagine. Buongiorno, sono Giulia De Candia, responsabile dell'ufficio territoriale dell'Istat per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria. Siamo nella fase finale della raccolta dati di Istat per il settimo censimento dell'agricoltura, che ci consentirà di conoscere a fondo il settore agricolo e zootecnico del nostro paese. Sono chiamate a partecipare al censimento tutte le aziende agricole, anche quelle piccole o che producono esclusivamente per autoconsumo, molto diffuse nelle nostre regioni e importanti per contrastare l'abbandono dei suoli e assicurare la salvaguardia dell'ambiente. Quindi il questionario va compilato se è soddisfatto anche uno solo di questi requisiti: avere almeno 20 aree di superficie agricola utilizzata, oppure 10 aree investite a vite, funghi o coltivazioni in serra, oppure un capo di bestiame o tre alveari. Il questionario può essere compilato in maniera autonoma collegandosi al sito internet raccoltadati.istat.it/censag2020. Tramite intervista telefonica chiamando il numero verde gratuito 800 961 985 con il supporto dei CA, Centri di Assistenza Agricola, presso cui è depositato il proprio fascicolo aziendale. Ad oggi, circa 2/3 delle aziende in Piemonte e in Valle d'Aosta e più della metà in Liguria hanno già provveduto alla compilazione del questionario. Ma abbiamo bisogno del contributo di ogni azienda agricola, anche la più piccola, per completare la rilevazione e poter restituire un'informazione statistica precisa, pertinente e utile al nostro paese e ai nostri territori.